Quando furono celebrati i funerali di Raffaella e Youssef, il mio nipotino Giacomo pronunciò una frase che non dimenticherò mai. Non importa se verranno sepolti in Tunisia, perché il cielo è lo stesso di quello di Erba. Dopo l'ultima sentenza riguardante la strage, Pietro Castagna continua a pensare ai familiari che ha perduto. Era l'11 dicembre 2006 quando, in una piccola corte di una cittadina in provincia di Como, furono brutalmente uccisi quattro innocenti: Raffaella Castagna, sorella di Pietro, suo figlio Youssef, di soli 2 anni, sua madre Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Cherubini. Il 10 luglio scorso, a distanza di 18 anni dal massacro, la Corte d'Appello di Brescia ha finalmente messo un punto alla lunga e dolorosa vicenda giudiziaria. I giudici hanno respinto la richiesta di revisione del processo avanzata da Rosa Bazzi e Olindo Romano, marito e moglie. La coppia, già condannata all'ergastolo, sperava di riaprire il caso e ottenere l'annullamento della sentenza grazie alla presentazione di presunti nuovi elementi a loro favore. Le nuove prove sono state giudicate però inammissibili. Rosa e Olindo dovranno quindi continuare a scontare la loro pena. In questi anni di intenso dolore e sacrificio, la famiglia Castagna ha lottato con tutte le sue forze per ottenere giustizia, affrontando una perdita devastante. Accanto al fratello Beppe e al padre Carlo, deceduto nel 2018, Pietro Castagna ha combattuto con determinazione in memoria delle quattro vittime, spiega l'uomo. In questi anni abbiamo dovuto subire troppa malvagità da parte di tante persone, al punto che oggi vogliamo soltanto chiudere questa pagina e iniziare una vita diversa. Però ci piacerebbe anche ricevere delle scuse, non solo dagli assassini, ma da tutti i malvagi che li hanno difesi a spada tratta. È difficile credere che Rosa e Olindo accetteranno la richiesta di Pietro Castagna. I due coniugi non sembrano intenzionati a cedere. L'avvocato Fabio Schembri, storico difensore della coppia, ha dichiarato dopo la sentenza: "Siamo delusi, faremo ricorso in Cassazione". Dopotutto, Rosa e Olindo non hanno mai mostrato segni di pentimento, almeno pubblicamente. Anzi, nel suo diario segreto, Olindo scrisse che Raffaella, apparsa in sogno a Rosa, avrebbe affermato che avevano fatto bene a uccidere le vittime. Inoltre, durante un colloquio con uno psichiatra, Rosa pronunciò una frase particolarmente inquietante: "Più lo accoltellavo e più stavo bene". Il riferimento, agghiacciante, riguardava l'omicidio del piccolo Youssef. Secondo gli accertamenti medico-legali, fu proprio Rosa a infondere la lama del coltello nel corpo del bambino. Questo atto di crudeltà, privo di qualsiasi sentimento di pietà, avvenne mentre Youssef era seduto sul divano in soggiorno, affamato e in attesa del biberon. Il coltello impugnato dalla mano sinistra di Rosa colpì il bimbo alla gola, privandolo per sempre del respiro. La stessa sorte toccò alla madre del piccolo, Raffaella, che fu aggredita nello stesso momento. Le indagini hanno ricostruito che Olindo colpì Raffaella con una spranga mentre Rosa la feriva con il coltello. Anche nonna Paola, che era arrivata a casa della figlia per aiutarla con Youssef, subì colpi mortali da sprangate e coltellate. Infine, la vicina Valeria Cherubini fu assassinata dopo essere corsa al piano inferiore. L'unico sopravvissuto fu Mario Frigerio, marito di Valeria, che riuscì a salvarsi per miracolo grazie a una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire per dissanguamento. La sua testimonianza si rivelò cruciale durante il processo. Pietro Castagna prosegue nel suo ricordo: "Da quel giorno la mia vita, la nostra vita, non è stata più la stessa. Malgrado il percorso fatto, non ho ancora portato a termine il processo di elaborazione del lutto". Cancellare il ricordo è impossibile. L'immagine di quei corpi resterà per sempre impressa nei suoi occhi. Castagna condivide un pensiero che ebbe subito dopo la strage: "Sembra assurdo, ma davanti ai corpi morti dei nostri cari, pensai a cosa sarebbe stato del nostro Natale". Era l'11 dicembre e le festività natalizie si avvicinavano.
Il 25 dicembre la famiglia si riuniva tradizionalmente per celebrare, soprattutto per il piccolo Youssef e gli altri bambini, in un momento di gioia e festa. Mio padre mi disse: «Noi staremo comunque insieme». Così per Natale andai a fare la spesa al supermercato. Guardavo le famiglie felici con i loro carrelli pieni per il cenone. In quel momento pensai: «Perché è successo a me e non a loro?». Fu un Natale tristissimo. Pensieri dettati dal dolore e dalla rabbia per l'immane tragedia appena avvenuta. Oggi il cuore è ancora lì, accanto a quello del povero nipotino. Amavo Youssef. Io lo chiamavo Fefè. Stava imparando a parlare e quando qualcuno gli chiedeva «Come ti chiami?», lui rispondeva così: «Fefè». Per questo ancora oggi lo chiamo in questo modo. Ricordo che giocava con i figli di Beppe, mio fratello, come in una famiglia felice. Rideva sempre, era bellissimo. La serenità della famiglia Castagna emerge chiaramente dalle vecchie fotografie che conservano ancora in casa. Pietro decide di mostrarne alcune, ma trova molto difficile farlo. Le altre, racchiuse in decine di album, non ha ancora trovato la forza di rivederle. Tra queste ci sono immagini di lui, Beppe e Raffaella da bambini al lago, e ritratti dei tre fratelli sotto lo sguardo amorevole della mamma Paola e del papà Carlo. Sono piccoli frammenti di un tempo passato, di una gioia ormai diventata solo un ricordo. Un giorno Raffaella presentò a casa il suo nuovo compagno, il tunisino Azouz Marzouk, padre di Fefè. Continua Pietro Castagna. Quando ce lo fece conoscere, a noi era piaciuto. Poi i carabinieri ci chiamarono e ci dissero che quell'uomo aveva amicizie poco raccomandabili. Marzouk aveva precedenti per spaccio di stupefacenti e il giorno della strage si trovava in Tunisia. Per questo motivo i sospetti iniziali nei suoi confronti si dissiparono rapidamente. Oggi ha scontato la sua pena per traffico di stupefacenti e ha ricostruito la sua vita con una nuova famiglia. Nel tempo la sua posizione rispetto all'accaduto è mutata. Inizialmente aveva accusato Rosa e Olindo, ma successivamente ha cambiato idea e ora li difende. Anche ora che la richiesta di revisione è stata respinta, Marzouk ha dichiarato dopo l'ultima sentenza: «Resto convinto che gli assassini non siano Rosa e Olindo. Io non conosco i Castagna, non vedo perché devo chiedere scusa». Beppe Castagna, il fratello di Pietro, ha espresso il suo sfogo su Facebook con queste parole: «È stato brutto sentirlo, ma io gli ricordo che siamo gli zii del suo bambino, che oggi avrebbe 20 anni se fosse vivo, e che ci deve dare 70.000 euro di danni». Pietro ricorda il momento in cui dovette organizzare il funerale di Raffaella e Fefè. Azouz chiese di seppellire Fefè nel suo paese, in Tunisia, ed era giusto fare ciò che lui chiedeva. Su Raffaella invece avremmo potuto opporci, ma facemmo una riunione di famiglia con papà e Beppe. Accordammo ad Azouz di seppellire anche Raffaella in Tunisia, vicino al suo amato bambino. In quella occasione c'era anche mio nipote Giacomo, che allora aveva 5 anni. Fu in quel momento che disse quella frase: «Non importa dove sono seppelliti i nostri cari, perché il cielo è lo stesso e se sono lì come gli angeli, allora sono sempre con noi». Da allora i fratelli Castagna sono stati due volte in Tunisia per visitare la sorella e il piccolo Fefè al cimitero. L'hanno fatto con discrezione, senza fare grandi annunci, perché l'amore non ha bisogno di essere ostentato. Per loro il cielo di chi ama è ovunque lo stesso.